Buonasera, buonasera a tutti da Giacomino, pensaci tu, rubrica diretta e curiosità. Stasera sto facendo questa diretta, spero che comunque l'audio si sente bene questa volta. Se ci saranno problemi di audio qualcuno mi avvisa. Stasera andremo a preparare carciofi a vid d'Anedda. Ho appena ricevuto dalla Sicilia dei carciofi buonissimi, un bel broccolo, dell'olio, della ricotta, tante prodotti siciliane. Ringrazio il mio amico Tony Fusco che mi ha fatto avere questi prodotti da Lutisafen, dove grazie a lui questa sera posso veramente mangiarmi i carciofi dalla Sicilia. Ho comprato anche dell'ottimo olio extravergine d'oliva dalla famiglia Fusco, prodotto direttamente in Sicilia. I carciofi sono di Sciara, della provincia di Palermo. Il broccolo viene anche da Sciara, della famiglia Serio. Sono contentissimo perché ho preso carciofi, ho preso broccoli, ho preso mandarini, ho preso arance e ho preso del vino, ottimo vino rosso della Sicilia. Ho preso l'olio nostro paesano, perciò stasera sono particolarmente allegro. Guardate amici che bontà. Questi sono i carciofi direttamente da Sciara. Questo broccolo, peccato che ce n'è uno solo, viene anche da Sciara, provincia di Palermo. Abbiamo delle bellissime melanzane, delle zucchine, delle arance. Le ho prese un pochettino per farvi vedere, ma normalmente oggi sono particolarmente ricco, diciamo, di prodotti veramente siciliani. E qui c'è veramente il vino, guardate, questo è il vino rosso del paese. E andremo a fare ora i benedetti carciofi a vindanella. Per fare i carciofi a vindanella vi servono dell'aglio, del prezzemolo, dell'olio extravergine d'oliva. Questo è olio paesano di Sciara, ci manca solamente il naso per sentire l'odore, della menta, non è giusto il microfono che mi è caduto, della menta, del prezzemolo, naturalmente i carciofi. Vieni, camera. Ok, amici, innanzitutto alla vostra salute, un goccio di vino rosso. Buono, grazie Tony Fusco. Allora, innanzitutto dobbiamo pulire l'aglio. Prendete dell'aglio privato nel modo del piattino. Prendete dell'aglio, privatelo dalla buccia. Questa è la prima cosa che andremo a fare. Faremo i bellissimi carciofi a vindanella, come li facciamo noi in Sicilia. Sono contentissimo veramente, per me che sono nativo di Sciara, avere i carciofi del mio paese è una cosa veramente spettacolare per me. Ne ho presi 40, anche se nella gabbietta ne mancavano 3, almeno nella prima gabbietta, è uguale. Comunque, ci abbiamo preso 40 carciofi. Oggi andrò a fare i carciofi a vindanella, domani andrò nel mio giardino e farò i cacocciole arrostute. Sono particolarmente contento. Ringrazio il mio amico Tony Fusco di Lutisafen che mi ha fatto avere questi prodotti, mi ha fatto anche avere la ricotta dalla Sicilia, c'ho anche il frigorifero con la ricotta. Ho preso le arance, ho preso i mandarini, ho preso i broccoli, ho preso il vino. Perciò sono veramente contento ed eccitato nello stesso tempo. Voi spero che siate tutti bene, spero che in Sicilia si sia calmato anche questo lockdown. Qui in Germania è quasi un anno che siamo comunque segregati un pochettino a casa, perché si può solamente uscire per fare la spesa e per lavorare. Dopo le 8 c'è il coprifuoco, non si può uscire, perciò io ho iniziato da 8 giorni la dieta, perciò sono più magro, vedete?
Ho perso già 4,5 kg perché stando chiuso a casa a causa di questo lockdown sono ingrassato in un anno più di 10 kg e la cosa mi ha creato dei disagi depressivi e ansiosi. Ora da 10 giorni faccio un po' di dieta, mangio pochissima pasta, pochissimo pane, anzi niente pane, e mangio tante verdure e tanta frutta. Ho iniziato pure a fare un po' di sport, per sport intendo lunghe camminate. Eccoci, allora prendiamo l'aglio. Vedete? L'aglio verrà tagliato in modo piccolissimo, in modo che dobbiamo andarlo a metterlo dentro i carciofi. Questa è la prima operazione che vi consiglio di fare. Tagliate l'aglio in modo piccolissimo. Vedete? E lo mettete in un piattino. Un po'. L'aglio, per tagliare l'aglio comunque è semplicissimo, fare dei taglietti attorno all'aglio e poi tagliarlo in questo modo e verranno a pezzettini piccolissimi. Non è un lavoro difficile, io lo faccio col coltellino questo piccolo. Poi ci sono quelli che utilizzano lo schiacciaglio, ma a mano viene anche bene. E questa, vedete, prendete lo spicchio d'aglio, fate delle incisioni, due, tre, e poi in questo modo, verticale, orizzontale, e tagliatelo in questo modo, pezzettini piccoli, piccoli, piccoli. Vedete, uno, due e tre, poi in questo lato, così, e poi tagliatelo col coltello. E questa è la prima operazione da fare. Voglio fare un saluto particolare alla mamma di Mario e Francesco Guagliata di Lutisafer. Ciao zia, Sono in linea. ti saluto. Oggi ho sentito la mamma, ho dato i tuoi saluti. La mamma mi ha detto salutami tantissimo alla mia grandissima amica, nonché sorella, la signora Guagliata Teresa. Perciò, signora Guagliata, hai i saluti da mia mamma, da Sciara. Saluto anche Mario, Francesco, Giacomo, tutta la famiglia. Mario, oggi sono stato a Lutisafer, ero vicino a casa tua, ma purtroppo mi dispiace, non sono potuto passarti a salutare perché non ero da solo, ero con un amico che mi ha accompagnato da Tony. E siccome ero in compagnia di questo amico doveva rientrare, non ho fatto a tempo a salutarti. Ma la prossima volta che verrò a Lutisafer, adesso so dove abiti. Ti verrò comunque a trovare, ti avviso prima. Spero che passa sto cazzo di coronavirus, su periodo di merda, così ci possiamo anche sedere tutti assieme e fare delle bellissime mangiate e bevute. Allora, amici, tagliate l'aglio così a pezzettine, vedete? A questo punto, un secondo mi sciacquo le mani. Dopo che tagliate l'aglio, vi consiglio comunque sempre di utilizzare una forbice. Si taglia la menta, si prende la menta, si priva del gambo, vedete? Si priva del gambo. Nei carciofi evidentemente ci va la menta dentro. Si priva del gambo, si tengono le foglie. Vedete? E con una forbice, mi consiglio di usare una forbice, io utilizzo il coltello, si va a tagliare la menta in modo, diciamo, piccolissimo, in questo modo, vedete? Questa è la seconda operazione da fare. Prendete la menta, andate a tagliare la menta, usate anche una forbice, per voi che siete meno esperti, meno esperti. E tagliate la menta in questo modo, vedete? Tipo coup de zé. Poi
Questa è una variante. Mettete il microfono. Questo è il microfono. Ogni tanto qua. Mettiamolo qua che è meglio. Okay. Questa è una variante. Io oltre alla menta metto anche del prezzemolo. Prendo il prezzemolo, vado a tagliare nello stesso modo. Vedete? Tritate il vostro prezzemolo. Per voi che siete pratici, diciamo, di utilizzare il coltello, utilizzate anche una forbice, la stessa cosa. E lo dovrò mettere in questo lato. E voilà. Secondo che non si riesce. Prendo anche questo, che ci sono, non si spreca niente. Ok amici, siccome ci sono dei amici tedeschi che mi stanno seguendo, a cui ho regalato dei carciofi, devo comunque spiegare la ricetta anche in tedesco. Insomma, lieber Freund, wir haben aus Sizilien heute genommen diese Artischocke. Das ist Artischocke mit Alpennagel. Normalerweise auf meiner Stadt gibt es die Artischocke mit langen Nagel. Das spiegeln heute wir haben diese Artischocke. Zu dieser Rezept wir brauchen die Milze. Milze, haben Sie schon gesehen, habe ich die Milze kleine geschnitten. Dazu habe ich auch die Petersilie kleine geschnitten und dann auch die Knoblauch. Deswegen, wir brauchen ja, Knoblauch, Petersilie und Milz, Artischocke, Salz und Schwarzpfeffer und Olivenöl. Diese Olivenöl kommt aus Italien, aus Sizilien. Das ist die beste Olivenöl, das kommt aus meiner Stadt. Und dann natürlich die Artischocke. Okay, amici. Per fare il carciofo a villanella ci servono i carciofi, prezzemolo, menta, aglio, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Normalmente, no, in Italia utilizzano il sistema, cioè nei ristoranti, che tagliano le punte in questo modo, no? Ora a me tagliare le punte in questo modo non va bene, li utilizzo intere e li faccio come li fa mia mamma. Mia mamma cosa fa? Prende la carciofa come se noi li volessimo fare alla brace e li apriamo in questo modo. Vedete? Li vado ad allargare in questo modo. Non vado a tagliare le punte. Eh? Also, mein lieber Freund, normalerweise die richtige System ist, wie schneide einfach die Artischocke so und aber ich benutze die System von meiner Mutter. Die System von meiner Mutter ist das so einfach gemacht so ja? Und wir haben die Artischocke so offen. Perciò prendete i vostri carciofi, batteteli così dopo averli lavati, batteteli in questo modo. Michel, muss so was machen, ja? Apritelo in questo modo, vedete? Utilizzate un asso di legno, qualcosa, e aprite i vostri carciofi. Vedete? In questo modo. Ah, Cirasa! Fammi vedere. Ah, Cirasa, che sciavolo fa? Guardate, guardate, un fiore, guardate che fiore che c'è. Questi sono carciofi di Sciara, niente a togliere quelli di Cerda, ma quelli di Sciara sono i migliori. Vedete, allarghiamo un po' le foglie, in questo modo. Vedete? Prendiamo, li vado a sbattere, vedete, vado ad aprire in questo modo. Come italiani, sciarti sciocchi, la nostra Italia. Un saluto a tutti i miei paesani di Sciara, ciao a tutti. Ciao anche ai miei amici di Termini Imerese, anche parenti, e a tutti i miei parenti e amici di Palermo. Ciao, forza Palermo, sempre nel mio cuore.
ne ho tantissime cognate, Lori, Roberta, Giovanna, Claudia e gli altri chi sono? Giovanna, Loredana, sì, le ho dette tutte. Un saluto ai miei cognati, saluto al mio cognato Nino, Serio, Sciara, ciao Nino. Saluto anche al mio cognato Antonio di Termini Imerese, ciao Tonino. E naturalmente i miei cognati Salvo e Gaspare, un pezzo del mio cuore. Ciao Totò e ciao Gaspare. Ok, dopo che avete aperto i carciofi in questo modo, cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere un po' di aglio, guardate, aglio, un po' di prezzemolo, un po' di menta, un po' di sale, un po' di pepe nero e un goccio di olio extravergine d'oliva, vedete? Mamma che buono! Poi li vado a sistemare nella pentola. Asso, my lieber Freund, das ist die Artischocken, habe ich schon halbiert. Wir muss ein bisschen Petersilie, ein bisschen Milz, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Und dann machen wir Artischocken so, zu, wieder zu, okay? Dopo che avete messo il sale, ricordatevi di chiudere il carciofo. Allora, ripeto, un po' di prezzemolo, un po' di menta, un po' di aglio, un po' di pepe nero, un po' di sale, un po' di olio extravergine di oliva e poi richiudiamo la carciofa in questo modo. Vedete questo? Ricomponiamo. E li vado a sistemare nella pentola. Allora, prezzemolo, prezzemolo, menta, aglio, sale, pepe. Ist einfach zu machen. Und ein bisschen Olivenöl. Und dann machen wir wieder die Artischocken zu. Und wir stellen diese hier auf den Topf. Allora, Prezzemolo, aglio, menta, sale, pepe e olio. Einfach. Un abbraccio anche al mio amico Salvatore in candela, a suo fratello Rosario, tutta la famiglia in candela di Bagheria, alla moglie anche, vi saluto. Un saluto anche alla mia amica Rosa d'amore, suo marito di Trabia che ci sta seguendo. Ciao Rosa, saluti a Orso e Giovanna e a mio marito Filippo. Saluto anche a Mario d'amore che sta in America. Ciao Mario, ti voglio bene. Un saluto anche alla famiglia Franciamore, sia residente in America che residente qui in Germania. Ciao Carmela, vi voglio bene. Ma anche alla famiglia Franciamore che sta a Sciara. Sale, pepe e olio. Si richiudono i carciofi, così, e si vanno a sistemare dentro la pentola. Prezzemolo, menta, aglio, pepe nero, sale, olio e andremo a chiudere. Asso, mein lieber Freund, das ist die Artischocken. Wir brauchen ein bisschen
Petersilie, ein bisschen Milz, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, Schwarzpfeffer, Olivenöl. Grazie Fusco! Sono stato oggi dal mio amico Tony Fusco a Ludwigshafen. Onestamente, dopo 35 anni in Germania, ho visto che ha fatto un impero. Bravo Fusco! Bellissima casa, bellissimo giardino, bellissimo tutto. Si vede che nella vita hai lavorato, hai risparmiato, non hai avuto vizi. Bravo! Questo ti fa onore. Ok amici, io vado a sistemare il cacciofo qua, ancora due ci possono andare, anche tre. Facciamo vedere. I carciofi vanno posizionati all'impiedi all'interno della pentola, sposto un secondo, così guardate, no? Mettete all'impiedi, fate in modo che siano belli stretti, così quando vado a mettere l'acqua non si andranno ad alzare. Sale. Vedete? Andate a ficcare i carciofi dentro la pentola, belli stretti. Vedete? Con la punta lì in su, ci mettiamo l'ultima, anzi. Questo è che non ci va. Ce la facciamo andare. È scritto. Facciamo così. Allora, a questo punto andremo a versare, tiene Paola, l'acqua, guardate, prendo una bottiglia d'acqua, tramite i lati vado a versarla all'interno, vedete? Stanno attenti a non buttarli dentro i carciofi, una pentola, una bottiglia poca. Prendiamo un altro po' di acqua, vedete, io nei laterali la vado a riempire la pentola. L'acqua, guardate, fallo vedere, non deve comunque coprire i carciofi. Andrò a mettere sempre nei laterali un po' di sale per salare l'acqua, vedete? In questo modo. Fai vedere qua. E andrò ad aggiungere una foglia di alloro nell'acqua. Vedete, questo è alloro. Vado a mettere un coperchio e accendiamo il nostro fuoco. Ok amici, questa è la prima fase. Questa è la prima fase. Su vino e russo e duce, me lo vivo a vostra salute.
buono. Ora vedete qua, qui abbiamo i famosi ciunzi di carciofi. Io li vado a pulire in questo modo, non li butto perché nel ristorante non si butta niente, vedete? Li andrò a pulire, a togliere la buccia più grande, e questi li farò bollire assieme ai carciofi. Sicuramente chi dichiara li butta, io non butto il trunzo perché il trunzo è buono, basta solamente, guardate, pulirlo, poi la parte dura, vedete? In questo modo è semplice da pulire e li andrò a sbollentare e dopo li andrò a mangiare con un pochettino di olio a salmorino, vedete? Non buttate i ciunzi di carciofi, a Sciara si buttano, lo so, ma io sono di Sciara, vivo in Germania, è puro ciunzo, è uno spettacolo. Sono buono. Mia moglie dice che i funzi sono buoni. I funzi carciofi però, non i funzi di persone, perché poi ci sono i funzi, diciamo i babbe, no? Dice che è funzo, Vito. Allora devi spiegare pure in tedesco. Vedete? Assolutamente, in tedesco. So, in Italia. Normalerweise in Italia, vi smise, dice, stai, weg. Aber, ich smise das nichts. Ich mag richtig sauber. Und dann ich koche das zusammen mit Wasser in Artischocke und ich esse diese mit bisschen Salz, Pfeffer, Olivenöl und Zitrone. Aber normalerweise in Italien ist meist das weg. Ich muss das sagen, ja? Ma io butto poco e niente, questo è troppo duro. La parte dura si butta naturalmente. E un ciunzo lo vado a recuperare. Che si dice in Sicilia? Che tempo c'è da voi? Che tempo c'è in Sicilia, in Italia? A Torino che tempo fa? Ciao Enzo! Ciao Irina! Ciao Daniel! A Torino che tempo fa da voi? Intanto fuori c'è che nevica, no? Qui ha fatto freddo, ha nevicato, ma adesso comunque la temperatura è salita un po', non nevica più. Gli altri giorni c'erano belle giornate, perciò la neve si è quasi tutta sciolta. E si può cominciare comunque a uscire e respirare un pochettino. Il seguruzzo da cagocciola, a Sciara si butta, a Cerda pure, a Palermo idem, qua siamo in Germania, a parte che siamo in Germania, ma a Palermo se li mangiano. Palermo, vabbè, a Palermo siamo, ci siamo trovati a Palermo, a Palermo Più diciamo, seria. Palermo mangiano tutto, va, diciamolo in questo modo, ma comunque sono veramente buoni. Mia moglie è palermitana, mia moglie. E io ogni tanto la sporto, io che a Palermo mangiano di tutto, la verità. Però lo fanno bene. Non si butta niente. Non buttano via niente. E infatti noi chiamiamo i furnazzi. Come perché non buttano niente. Ciao a tutti i miei amici di Palermo, a tutti i miei ex colleghi. Forza Palermo, la più bella città d'Italia dopo Roma, eh? Dopo Roma vi garantisco che Palermo è la più bella città d'Italia. Peccato che non è apprezzata e non è curata e non è sponsorizzata come dovrebbe essere. Ma per me che ho girato, non dico il mondo, ma tutta l'Europa, non ho visto una città più bella di Palermo ancora, dopo Roma, perché Roma rimane sempre la città per eccellenza più bella di tutta l'Italia.
Amici, allora, io il tuzzo li ho puliti. Vedete? Gli do una sciacquatina. E li vado a mettere in pentola a debollire. Ora, questo vediamo al coniglio. Questo è il nostro bellissimo broccolo di Sciara, questo viene dalla campagna serio. Lo vado a lavare in questo modo, non c'era messa, e lo andrò a cucinare a sbollentare pure. Vedete, si toglie. Allora, per il broccolo metterò un pochettino di aglio, prezzemolo e menta, quello che è rimasto, nella pentola. Non ma metto, non ci va, ma non si butta niente. Dell'olio extravergine d'oliva. Vedete? Guardaci. E gli metterò il broccolo per intero, tipo accupato. Vado a mettere un po' di sale. Lascerò un pochettino soffriggere e poi andrò a unire un pochettino di acqua. E questo è il nostro broccolo alla stella. Ecco, adesso bevo un po' di vino e inizierò i saluti. Un secondo, faccio la sigaretta. Ok amici, spero che la diretta vi sia piaciuta. Stasera sono particolarmente contento perché mi hanno portato dall'Italia l'olio d'oliva, del buonissimo vino rosso, della ricotta, delle arance tramite il mio amico Tony Fusco. Ciao Tony, grazie ancora. Perciò sono contento che stasera ho dei prodotti di Sciara, dalla mia Sicilia. Stasera andrò a mangiarmi le belle arance dalla Sicilia, i mandarini, andrò a mangiarmi i carciofi. Detto ciò, iniziamo i saluti. Allora, ciao a Giuseppe Giovanni Felice. Scusate, un abbraccio a Massimo Rottino, un saluto a Massimo Rottino, a Sabato Mascolo, ciao Sabato Mascolo, Spen Salvatore, Sabato Mascolo, Sabato che cos'è Sabato? Fammi capire cos'è Sabato. Ciao Agostino Di Giovanni, ciao a Ferdinando Pagano. Agostino Di Giovanni, ti ho salutato, Maurizio Filippello. Grazie Maurizio di esserci, un abbraccio, ciao a Rosy Ribeni, ciao Rosy, un saluto anche da Paola, un abbraccio a te, a tuo fratello e alla mamma, Rosy, e Rosy, Orsola, Giuldico, Orsola, ciao Antonino Montagno, un abbraccio a tutta la famiglia Montagno, Agostino Di Giovanni, Gaetano Scilleri. Ciao Gaetano Scilleri, Giuseppe Costanzo ti abbraccio, Massimo Franchiola, ciao Massimo! Quando dici tu mi metto Heidelberg, tu lì Schlock, is part of this. È un carissimo amico Massimiliano, Massimo. Ciao Rosario Tarantella, Massimiliano Franchiola, ti saluto. Se volete mangiare bene andate a trovare a Massimo a Hockenheim.
Il ristorante, come si chiama? La Rosa. Massimo, com'è che si chiama il tuo ristorante? La Rosa dei Venti. A Hockenheim. Hockenheim è un paese dove gira la Formula 1. Ho fatto un ristorante veramente di lusso. Ci vogliono soldi solamente per entrare. Però si mangia bene e si paga il giusto. Ciao a Vincenzo Brusca, a Salvo Pollina, a Giuseppe Scaletta. Ciao Giuseppe. Un abbraccio a te in famiglia. A Piera Fedele, a Nicchi Chiavetta, ad Antolina Rosetta, ciao Rosetta Antolina, a Domenico Polizze, grazie Domenico, ciao Giacomo, un saluto da Lichen Belli Carciofi di Sciara. Sono carciofi di Sciara, sono contentissimo che finalmente posso mangiarmi i carciofi di Sciara. Li ho pagati un occhio, ma le cose buone si pagano. Ciao a Naser Mani Frisua, ciao Naser, il mio parrucchiere, ciao, ti voglio bene Naser, tu bist di beste. A Marco Poderone, a Vita Porretta, ciao tutta famiglia Porretta. A Rosario Veronica Guttadaro. Un abbraccio a Rosario e a Veronica. A Maria Salvatore Conti. Maria Salvatore Conti sta guardando e ti saluto, ciao da noi, da Alessandria, ciao Maria d'Alessandria, un abbraccio a Lillo di Pasquale, ciao zio Lillo, ciao Beddo, a Maria Mary sta guardando, ciao Maria, ciao Mary, no, Mari, no scusate, Maria Neri, quella è un'altra persona. A Giorgio Franchina, ciao Giorgio, un abbraccio a tutta la tua famiglia. A Vito Porretta, Alex Gazzaro, a Peppuccio Gebbia, a Lino Cascelli, non vedo bene, scusate se sbaglio qualche nome. Un abbraccio a Domenico Pampinella, ad Antonio Chiarezzese. Ciao a Silvana D'Angelo, ciao D'Angelo Silvana. Un abbraccio a te e alle tue sorelle e alla tua mamma. Ciao a Anna Nasca, ciao Anna, un abbraccio anche a te, a tuo fratello, ai tuoi due fratelli e a tua sorella Rosalia. Rosalia è stata anche la mia compagna di scuola, tua sorella sappi che era una secchiona, era la più brava della classe, meno male che avevo lei che mi aiutava. Ciao a Salvatore Bellina. Ciao Salvo Bellina, Bellina, c'ho anche un cugino, ciao Vincenzo Bellina, ti saluto Salvatore Vivirito, grazie di esserci, ciao a Giovanni Serraino, ciao Giovanni, ti voglio bene, sei un amico, condividete sta cazzo di diretta, fate ingrandire il gruppo di Giacomino, pensaci tu, condividete, condividete e invitate i vostri amici, non vi costa niente. Ciao a Leonard Leo Leo, how are you? Ciao Leonardo, a Rosa Rossea, Antonio Calbo, ciao la famiglia Calbo, se volete mangiare bene andate da Calbo a Sciara, sia alla macelleria che alla rosticceria Calbo, vi garantisco la famiglia Calbo, del mestiere fanno la salsiccia più buona del paese. Anzi, verrò a Sciara a comprare la salsiccia. Ciao a Rosa da Cefalù. Ciao zia Rosa! Bella sei Rosa, sei una rosa, sei bellissima. Saluto a te, saluto a tua sorella Silvana, a tua sorella, la suocera di mio fratello. Siete veramente una famiglia squisita, Rosa di Cefalù. Mario Quagliata, ciao, ti voglio bene Mario, condividi sta diretta, invita i tuoi amici al gruppo di Giacomino, pensaci tu. Stefano Annibale, grazie. Un saluto a Pietro Scelfo. Ciao Pietro, ti voglio anche te bene, anche se non ci conosciamo, mi sei simpatico. Solo a guardarti mi sei simpatico, lo sai. Mario Quagliata, Mario Quagliata, Giovanni Cinesi, grazie. Isidoro Pagano, ti saluto. Agostino Garoppolo, grazie di esserci. Franco Cardia, ciao Franco, un abbraccio a te e a tutti i tuoi figli. Ora ci sono, siete tantissimi, non riesco a salutarvi tutti. A Tony Fusco, ciao Tony, hai visto che mi sto mangiando i carciofi? Grazie Tony, grazie dei carciofi, grazie dell'olio, grazie della ricotta, grazie delle arance, dei mandarini. Veramente
Mi ha riempito il cuore oggi. Tony Fusco oggi veramente mi ha fatto questo regalo. Ciao a Giuseppe Bassano, tutta la famiglia Bassano, saluto a Francesco Serraino, a Tony Fusco l'ho salutato, a Gianni Giambrone, tutta la famiglia Giambrone vi saluto. Ciao a mia comare Patrizia Dioniso, ciao Patrizia. Ti abbraccio, un saluto anche a Marcello, è veramente un carissimo amico tuo, ma lo voglio anche bene perché noi diciamo gli amici degli amici sono pure i miei amici, no? Giancarlo Oddo, grazie di esserci, ti saluto, ciao, ti ringrazio dei saluti. Giusy Rusotto, grazie. Gianluca Oddo, Giancarlo Oddo, grazie anche a te. A Emilio Pugliese è un carissimo amico che vive in Germania. È un carissimo amico che è un grandissimo pittore, fa dei quadri favolosi. Se volete comprare dei quadri fatti a mano, ma non solo quadri, fa anche dei souvenir, no? Cercate Emilio Pugliese che veramente è un artista di Heidelberg. Ciao Emilio Pugliese, grazie di esserci. Ah, Florian. Tu lo sai, io ti voglio bene a te, voglio bene a Cristian, voglio bene a Giovanni, voglio bene a tuo carissimo papà, io li conosco carissimo perché tuo papà veramente mi è rimasto nel cuore. Florian, spero veramente di rivederti. Saluti a Cristian, a Giovanni, un bacione alla tua mamma, ti raccomando. Un abbraccio anche al bar del corso di Ciccio Palumbo, Franco Bar, a te, a tua moglie, ai tuoi figli. Se volete mangiare i taralli più buoni di questo mondo, li trovate a Sciara da Franco, Bar del Corso. Vi raccomando, i taralli di Sciara, di Bar del Corso, sono i migliori di questo mondo. Io ogni volta che scendo in Italia, Dio mi perdoni se dico mi castighi se dico una bugia, vado da Franco a ordinarmi i taralli per me, per mia suocera, per mio suocero, per i miei cognati, per i miei amici, perché i taralli così buoni. Come li fa Franco, non li fa nessuno. Mi dispiace per gli altri, ma è la verità. Rosalia Luparello ti sta salutando. Giancarlo Oliveri, Tortuccio di Lucia, grazie. Francesco Bondi, un saluto alla famiglia Bondi, a Rosolino Sinagra, a Giuseppe Giovanni Felice, a Massimo Rottino. Mamma mia quanto siete! Ciao Massimo, grazie per i complimenti. Massimo Rottino, ma devo salutare a tutti, altrimenti poi si offendono. Agostino Di Giovanni. Ah, volevo sapere, sabato mascolo, che vuol dire sabato mascolo? Scusa, ma non è che voglio essere invadente. Sei mascolo sabato o sei mascolo la settimana? O è sabato il cognome? Fammi capire che vuol dire, scusami. A Ferdinando Pagano, Agostino Di Giovanni, a Maurizio Filippello e a tutti voi. Comunque amici, siete tantissimi, vi ringrazio che mi seguite, vi ringrazio di essere in tanti, aiutatemi un pochettino a crescere la mia pagina. Io oltre a questa pagina Facebook, cioè il gruppo di Giacomino Pensaci Tu, condividete questa diretta, invitate i vostri amici a iscriversi al gruppo, così mi fate questo grandissimo regalo. Oggi vi ho fatto vedere come si fanno i carciofi a vidda netta, come facciamo in Sicilia. Praticamente si prendono i carciofi, normalmente in Italia o nei ristoranti tagliano le punte. Io non utilizzo questo sistema di tagliare le punte, ma bensì schiaccio i carciofi in un asse di legno, vado a mettere del sale, vado a mettere del pepe nero, aglio, mente, prezzemolo, un goccio di olio d'oliva. Questo è il tutto. Ora vediamo. Secondo che fate la sigaretta, a che punto siamo? Allora, i carciofi, vedete, stanno iniziando a cucinare, cominciano a bollire. Mettete i carciofi in questo modo nella pentola e mettete dell'acqua finché arrivano più della metà. Oh. A questo punto qui abbiamo il broccolo accupato che ha soffritto abbastanza. Paola, vedete fuori la pentola? Un minuto che prendo l'acqua. Vado a prendere una bottiglia d'acqua. Mi togli il tappo. E andrò ad aggiungere dell'acqua. Stop. Vado a coprire.
Abbassano la fiamma. Questo è il nostro vino dalla Sicilia, guardate, già ne ho bevuto mezzo litro. E ho reso un bel osso da salute. Minchia, che buono. Su vino russo e duce e muoviva la vostra salute. Allora amici, se avete delle domande da fare, fatele adesso che io vi rispondo. Saluto a Giovanni Serraino, a Salvatore Viverito che si è collegato adesso, a Anna Nasca l'ho salutata, a Salvatore Curreri, ciao Salvatore Curreri, ti voglio bene, il mio compagno di scuola, Antonello Montalbano, ciao Antonello Montalbano. Antonello Montalbano ti ho già nominato tante volte nelle mie dirette. Ti saluto, ti devo confessare una cosa. Quando ero ragazzino, quando avevo l'età di 12, 13, 14 anni, ero geloso di te. Lo sai perché ero geloso di te? Perché siccome eri talmente bello, veramente, era un bel ragazzo, Antonello Montalbano, eri talmente bello che tu non ci facevi caso. Quando tu passeggiavi nel corso del paese, le sciara, avevi tutte quelle femminucce che ti guardavano dal balcone delle finestre e dicevano minchia che buono, minchia che buono, minchia che buono, tra cui due di queste ragazze io le volevo bene, ci faceva corte, ma quelle a me manco mi cacavano, però passavi due e facevano minchia che buono, minchia che bello, e onestamente ero invidioso, perciò ti saluto Montalbano, è una cosa che ti volevo dire, no? È confidare, cioè ora comunque sei grande, no? Però quando eri bambino, ragazzino, io avevo 13 anni, tu ne avevi 15-16 perché penso che sei un paio di anni più bello di me. Non un paio di anni più bello perché sono vino, eri un paio di anni più grande di me. Ti guardavano le donne del paese, le ragazzine, e mi hai fregato pure l'occasione di farmi fidanzato con una ragazza che non posso fare il nome. Perché io guardavo questa ragazza e guardando questa ragazza notavo che quella guardava te. Vedi cos'era la vita. Poi c'è Sa Gaetano Flora, ti saluto Sa Gaetano Flora, a Vincenzo Dragotta, a Francesco Scaturro, a Antonello Montalbano, ti ho salutato, a Maria Pace. Ciao Maria, mi devi salutare a tua mamma, ai tuoi fratelli, a tua sorella. Io vedo che tu fai dei piatti favolosi, pubblici ogni giorno delle foto dove fai veramente dei piatti, mi fa venire l'appetito. Ma ti giuro vero, Maria, te lo giuro, alla prossima occasione che io vengo a Sciara, non c'è bisogno che mi inviti, io vengo con mia moglie e mie figlie a casa tua, mi siete e mangio. Questo te lo giuro, lo sto giurando, Paola, dobbiamo andare a trovare mia cugina Maria, perché lei pubblica sempre piatti, Ma ti fa. deve invitare. No, mi deve invitare. Maria, quando vengo a Sciara, io passo, ti saluto e mi siete a tavola, te lo sto dicendo, eh. Perciò sappi che lo faccio veramente. Nino, io non giuro mai, ma se giuro lo faccio. Vabbè, Maria è mia cugina, Ah, sempre sua mamma è l'invito. la sorella della nonna Concetta. Ma sempre l'invito. Anzi, Maria dice mia moglie ci deve invitare. Cioè, chi deve passare a salire Dice che per va a venire? stasera. Maria, io me ne fotto quello che dice mia moglie. Io scendo a Sciara, vengo a salutarti. Dopo che ti saluto mi siedo a tavola, è uguale quello che dice mia moglie. Mia moglie vuole mangiare, mangia. Se non vuole mangiare, si va a mangiare la San Giuseppe. Filippo, a tuo suocero, va a cucina bene. A Nicola Mendola ti sto salutando, Filippo Randazzo, Salvatore Curreri. Ciao Salvatore, ti ricordi quando eravamo ragazzini? Salvatore Curreri? Salvatore Curreri è un mio carissimo amico, compagno di scuola, se abbiamo fatto l'asilo assieme alle medie, quando andavamo quando Salvatore sogno un pochettino brillo adesso perché ho bevuto vino, quando eravamo ragazzini, sai che facevamo? Suo padre e mio padre erano colleghi di lavoro, andavano a lavorare alla Fiat di Termini Imerese, alle 2:30 arrivavano a casa e andavano a dormire i due fessi. Noi che facevamo? Siccome suo padre aveva la 112 grigia, mio padre aveva la 112 Abarth, io ci fregavo a 112 a mio padre, lui ci fregava a 112 a suo padre. Andavamo noi alla pista di Cocard che si trova adesso dove c'è la chiesa, diciamo in alto al paese, non so come cazzo si chiama sta zona adesso. Comunque andavamo alla pista di Cocard e andavamo noi a fare le corse alla pista di Cocard con la 112 Abarth, sia lui che
sia lui che io. Una volta è accappottata pure una macchina, no? Abbiamo preso un sacco di bastonate, ma quelle le abbiamo dimenticate. No, ti ricordi bei tempi, quella macchina a correre, no? Bei tempi, no? Poi tu eri pure bravo a giocare a pallone, un bravissimo portiere, io invece un chiovo. Ti saluto. Poi Salvatore Curreri suona benissimo il pianoforte, io mi ricordo da bambino, andavo a casa sua, stavo lì a sentirlo suonare, suo papà Mario, Mario nel parlare, avevo problema nel parlare, ma non cantare, il suo Mariano canta che da Dio. Ciao ad Antonio Callari, a Luigi Zito, a Francesco Serraino, a Giuseppe Bassano, a Tony Fusco, vi saluto tutti. Comunque amici, la diretta è finita, io mi sono un pochettino prolungato a farvi saluti. Oggi vi ho fatto vedere la diretta, come si fanno i carciofi a Vintanerda. Domani spero di fare un'altra diretta con voi, non lo so, io domani andrò in giardino perché ho preso un giardino qua a Heidelberg in campagna, e domani andrò a fare i carciofi arrustuti, perché anche se piove mi metterò l'impegno a fare, speriamo di fare questa diretta. Vi faccio vedere per l'ultima volta i carciofi che stanno cucinando, vediamo. Vedete, i carciofi stanno cucinando. Paola, puoi andare al bambino. Vedete? Fra 20 minuti sono pronti. E qua abbiamo il nostro broccolo accupato. Minchia che cavolo. Ok amici, un abbraccio dalla Germania. Un saluto a tutti i miei paesani, vi voglio bene, seguite, aiutatemi a crescere la pagina, condividete questa diretta e invitate i vostri amici al gruppo di Giacomino Pensaci Tu. Ciao a tutti. Hallo, mein lieber Freund, ich bin fertig, deswegen ich muss jetzt weiter und wir sehen uns wieder morgen, ok? Liebe Grüße. Un abbraccio, un saluto alla professoressa Gianmartino di Sciara, nonché la mia professoressa di tecnologia, un saluto alla professoressa Uteri e a tutti quelli che mi hanno insegnato qualcosa. Ciao, vi voglio bene, ciao a tutto Sciara, ciao a tutta la Sicilia, ciao a tutti.